Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In questa puntata ci occupiamo innanzitutto dell'alta tensione che si è vissuta durante l'ultima seduta all'interno del Consiglio con la Commissione Speciale sui vaccini che è stata rinviata. Infatti non è stato trovato l'accordo sulla presidenza e dunque si è vissuta un'altra giornata di dibattito molto acceso in Palazzo del Pegaso. Vediamo tutto quanto. Rinviato l'insediamento della Commissione Speciale del Consiglio regionale sulla campagna vaccinale, nell'ultima seduta non è stata raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina della presidenza. Durante l'Assemblea Toscana sono state presentate due liste. La prima a firma della maggioranza con le candidature di Enrico Sostegni del PD, presidente, Marco Landi della Lega, vicepresidente, e Andrea Vannucci del PD, segretario e questore. La seconda a firma dei componenti dell'opposizione proponeva invece Marco Landi come presidente, Stefano Scaramelli di Italia Viva come vice e Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle come segretaria. Scaramelli ha però rifiutato la proposta delle opposizioni annunciando di non partecipare al voto. Dunque la maggioranza necessaria di 3/5 per eleggere l'ufficio di presidenza non è stata raggiunta né alla prima né alla seconda votazione. Sarà ora l'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale a proporne uno provvisorio. Personalmente vogliamo dare il nostro contributo ai lavori della Commissione sui vaccini, non ci è interessato questo triatrino fra i partiti rispetto a chi debba fare il presidente e vicepresidente, non ci siamo iscritti e non partecipato a questo aspetto, abbiamo fiducia sul fatto che se Sostegni sarà il presidente possa però lavorare in questa commissione ponendo delle condizioni. Io pongo delle condizioni per lavorare in questa condizione: una convocazione permanente della stessa, senza interruzioni di continuità, la presenza costante ad ogni riunione del presidente Gianni, perché ogni cosa venga decisa da ora in poi sui vaccini il presidente possa condividerlo con la commissione. Queste sono le condizioni che noi poniamo, e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere, condividere quelli che saranno gli hub da definire, condividere le possibilità e le strategie per coinvolgere le aziende, le associazioni di volontariato, l'eliminazione totale e immediata dei click day per evitare che le persone debbano fare le ore di attesa di fronte a un computer per prenotare un vaccino. Chiediamo l'impiego dei medici di medicina generale per poter vaccinare i fragili e soprattutto chiediamo di fare una comunicazione che diventi informazione. Noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani. Ci aspettiamo che i lavori di questa commissione, ogni giorno che si va a riunire, alla sera dia comunicazione, e sia questa la comunicazione istituzionale e formale della Toscana dà ai cittadini in merito ai vaccini, e dal giorno dopo si facciano le cose che questa commissione ha deciso di fare in maniera collegiale. Se c'è una commissione ha un senso di lavoro, noi siamo per dare una mano, siamo per dare un contributo, non siamo per prendere una poltrona, non ci appartiene, motivo per il quale non abbiamo partecipato alla discussione in merito a una poltrona in più o meno. Noi ci serve fare un vaccino in più e meglio un vaccino in più che una poltrona in meno. Mi sembra si sia rotta l'opposizione, siamo di fronte ad una schizofrenia totale, perché la commissione speciale è stata proposta dall'opposizione. Noi l'abbiamo approvata perché riteniamo che ogni strumento che ha uno scopo propositivo di monitoraggio, di suggerimento, che possa coadiuvare e supportare il Presidente e la Giunta per fare una migliore campagna di vaccinazione, ci ha trovato e ci troverà sempre d'accordo. Dopodiché siamo andati in Commissione, abbiamo fatto una proposta che comprendeva il Presidente Enrico Sostegni, facendolo coincidere con quella della Commissione Sanità. Perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini, da fare bene e il prima possibile. Abbiamo fatto una proposta di vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione, che aveva accettato questa vicepresidenza, dopodiché l'opposizione, cioè, non l'ha più votata. Quindi noi non comprendiamo come questo possa accadere, se non per una schizofrenia, cioè legata probabilmente a posizionamenti, a divisioni della minoranza, perché una parte non aveva già partecipato alla commissione speciale, cioè una parte ha dato l'ok per quanto riguarda
una proposta che prevedeva la vicepresidenza al loro appannaggio e poi non la si vota. Quindi mi sembra che più che parlare, cioè, di divisione della maggioranza, si debba parlare di schizofrenia da parte della minoranza. Le opposizioni hanno deciso di presentare una propria lista perché la maggioranza ha proposto come presidente della commissione speciale sui vaccini Enrico Sostegni, che è attualmente anche presidente della commissione sanità, che è la terza commissione che opera in questo ambito in maniera permanente da inizio legislatura. Non solo, hanno proposto anche i membri, tutti, tipo copia e incolla tra la Commissione Sanità e la Commissione Speciale. Mentre invece noi auspicavamo un percorso diverso. Abbiamo visto anche oggi il Flop Day, una giornata, l'ennesimo fallimento del Click Day, quello che doveva portare le persone a vaccinarsi, quindi uno strumento che ancora non funziona. Noi abbiamo fatto tutto il possibile come opposizione attraverso gli atti, question time, abbiamo anticipato moltissime questioni, abbiamo sollecitato come nostro compito fare l'esecutivo. Evidentemente quello che c'è tra il Consiglio e quindi il gruppo di maggioranza in Consiglio regionale, che è il PD, e l'esecutivo, c'è questo scollamento che evidentemente non riescono a cucire. Quindi noi facciamo la nostra parte, la facciamo in maniera costruttiva, partecipando alla commissione speciale sui vaccini che la Lega ha chiesto, lo facciamo in maniera seria, come abbiamo finora svolto il nostro lavoro. Speriamo che questo sia un impulso in più, perché finalmente chi sta fuori da questo palazzo abbia la serenità che le vaccinazioni possano funzionare, possano farsi in maniera serena. Noi abbiamo scelto di non partecipare perché ritenevamo che la commissione speciale, così per come è impostata, fosse semplicemente un doppione della commissione terza, che si occupa già di salute e sanità, e non servisse a nient'altro che a creare un ulteriore elemento dove far accomodare qualcuno. I fatti di oggi di fatto ce lo confermano, sono le 4:15, la commissione speciale era convocata per le 14:30 per l'elezione del Presidente, ancora non c'è stato, dopo 2 ore di fatto di ritardo, perché c'è stato probabilmente uno scontro su chi farà il Presidente. Da una parte c'era la candidatura portata avanti dal Partito Democratico dell'attuale Presidente della Terza Commissione, quindi appunto il doppione. Dall'altra la candidatura avanzata dal vicepresidente Italia Viva Scaramelli, il quale abbiamo sentito chiede: starò dentro a patto che Gianni partecipi costantemente ai lavori della commissione. Evidentemente ci vuole un elemento di novità rispetto appunto alla terza commissione. Quindi fino ad ora la commissione speciale non solo non ha prodotto nulla, ma ha prodotto ulteriori elementi di frizione all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso. Io penso che potesse eventualmente avere un senso se c'era comunque una condivisione totale su una commissione speciale sui vaccini che dovesse in qualche modo sostenere e coadiuvare l'assessore. In realtà produce ulteriori frizioni all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso, quindi parte nel peggiore dei modi. Noi abbiamo deciso come Fratelli d'Italia di starne fuori, per ora i fatti ci danno ragione, vediamo che cosa succede, direi, nei prossimi minuti e comunque nei prossimi giorni. Non avevamo mai visto onestamente una situazione così paradossale. Noi abbiamo votato convintamente il 7 di aprile l'istituzione di una commissione speciale sui vaccini, perché eravamo convinti che occorreva un salto di qualità nel piano vaccinale, occorreva dare un contributo fattivo alle tante lacune della fase vaccinazione che c'è in Regione Toscana, per esempio come la nostra mozione per vaccinare i malati oncologici anche dopo i 6 mesi dalla fine delle cure chemioterapiche o della radioterapia fino ad arrivare ai 5 anni di follow up. Eravamo convinti che occorreva per esempio vaccinare i caregiver, non solo quelli dei bambini sotto i 16 anni, ma tutti. Eravamo convinti che occorreva accelerare e vaccinare il più velocemente possibile. Poi ci siamo ritrovati oggi con il paradosso che la proposta, senza prima chiamarci, senza prima sentirci, senza prima nemmeno una telefonata, della presidenza della commissione speciale sui vaccini sarebbe spettata naturalmente al Partito Democratico, ma a chi? A Enrico Sostegni, cioè a quello che attualmente è il presidente della commissione sanità. E gli stessi membri della commissione sanità il Partito Democratico li ha riportati nella commissione speciale.
speciale sui vaccini. Noi l'abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto né luce né chiarezza da un lato e che non avrebbe portato nessun tipo di contributo. Per questo, come Forza Italia, nonostante avessimo detto di sì all'istituzione, oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla commissione speciale sui vaccini se il tema diventa quello di insabbiare, se il tema diventa quello di non scoprire, se il tema diventa quello di non proporre, se il tema diventa quello di dire va tutto bene. Guardate, soltanto stamani mattina sono arrivate migliaia di persone che non sono riuscite a vaccinarsi. Ecco perché laddove non c'è chiarezza non può esserci Forza Italia. Parliamo adesso anche dell'attività del difensore civico della Toscana nel corso del 2020, attività che è stata approvata proprio dal Consiglio regionale. Vediamo. Sono state oltre 1500 le pratiche presentate nel corso del 2020 al difensore civico della Toscana, che ha registrato un livello superiore a quello dell'anno precedente, con elementi spiccati di dinamicità su quasi tutti i settori di intervento. È quanto emerge dall'approvazione in Consiglio regionale della relazione annuale sull'attività. Il testo segnala inoltre che nei primi tre mesi del 2021 il numero delle istanze mensili ha raggiunto valori mai così alti nella storia dell'Ufficio Toscano della Difesa Civica, che sul territorio è presente con 10 sportelli, un trend continuamente in crescita. Un'attività che è proseguita nonostante l'emergenza sanitaria. Il difensore civico ha garantito per tutta l'emergenza sanitaria anche una presenza fisica presso gli uffici, e bisogna riconoscere che le istanze che i cittadini toscani hanno rivolto al difensore civico nel 2020 sono state in numero anche maggiore rispetto agli anni precedenti. Si è lavorato anche per un contingentamento dei tempi finalizzati a dare delle risposte alle istanze dei cittadini, e si è molto sviluppato l'apparato conoscitivo del difensore civico in tutto il territorio regionale, sia attraverso un'adeguata campagna informativa, sia attraverso l'apertura di sportelli decentrati presso alcuni territori della nostra regione, per rendere più prossimo il contatto tra il cittadino e l'Istituto della Difesa Civica regionale. Il difensore civico continua a essere un'istituzione molto importante per la Regione Toscana, e gli appunti che sono stati fatti naturalmente ne abbiamo preso atto, e però rimane comunque sia uno dei baluardi per la difesa del cittadino, specialmente in questi momenti, quindi è importante riuscire a collaborare insieme. Sta diventando sempre più importante la funzione del difensore civico anche in tema di sanità, che diventa quanto mai attuali, anche se non sono siglate ancora tutte le convenzioni con le aziende ospedaliere, manca quella Pisana e il Meyer. Posso dire che è brillante il lavoro del difensore civico per quanto riguarda la conciliazione presso ARERA, presso l'Autorità Idrica Toscana. Ci sono sicuramente degli aspetti da affrontare, quello cercare di favorire sempre più la conoscenza di questo istituto anche tra i giovani, che pure non mancherebbero problemi anche per i giovani. Non ci sono soltanto le bollette da pagare, ma ci sono anche ad esempio il problema delle borse di studio. Occorrerebbe far sì che si conoscesse sempre di più questo istituto, e noi vogliamo questo, stiamo cercando di dare il contributo fattivamente. È sempre più attuale anche l'esigenza di arrivare a un'armonizzazione delle varie legislazioni regionali e finalmente di un adeguamento anche della legislazione regionale toscana, e non posso che condividere anche l'esigenza che ci siano anche le adeguate risorse personali, perché sono avvenuti alcuni pensionamenti che occorre quindi provvedere a riguardo. E con il tema del difensore civico della Toscana si chiude questo appuntamento con la voce del Consiglio. Vi ricordo però che potete sempre seguire anche online tutti i principali temi trattati dal Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è per la prossima settimana e buon proseguimento su RTV 38. Arrivederci.